Ecco, lasagne. Oggi raggiungerò veramente il limite. Recupererò anche il testo, questi qui usa e getta, e ci andrò a fare qualche cosa. Vediamo cosa. Eccolo qua, bello lavato. Oh, allora il bicchiere anche lavato. Poi qualche altra cosina raccattata in giro. Avevo già, forse questo ve lo ricordate da un precedente video che ho pubblicato poco tempo fa, dove ho fatto una bottiglia di Leida, ho fatto qualche esperimento col trasmettitore. Ma questa ci servirà per un altro progetto. In effetti già dentro c'è qualcosa che servirà per un altro progetto. Siccome un tempo mi servivano più bottiglie di Leida, poi non le ho realizzate più, ho realizzato tutta una serie di dischi con cui andrò a realizzare il tappo. Adesso occorre che praticamente metto sul trapano questo disco e lo adatto ad entrare qui dentro. Questo invece sarà il riscontro sopra. Andiamo avanti. What up, Don? Allora, togliamo il testo. Questi sono i due tappi, parte superiore e parte inferiore. Queste adesso andranno unite insieme e fungeranno da tappo. Non so se in sottofondo sentite che c'è un temporale. In questo momento ho collegato il ricevitore a coesore e sono curioso di vedere se rivela i fumi. Al momento non li rivela. Mi risparmio la visione del ricevitore che sta qui accanto a me. Allora, qui farò parte, la collegherò alla armatura interna che andrò a realizzare tra poco. Mentre invece questa parte qua la vado a inserire qui dentro.
inserisco un ragno, questi qua, sì, così va bene, perché questo al tempo stesso mi fissa. Questo adesso con la morsa lo infilo dentro, perché deve essere un'operazione più precisa. Perché con le martellate non sempre. Ecco qua, con la morsa l'ho infilato dentro. Vedete? Ora praticamente cosa andrò a fare? Prima di tutto prendo una colla che incolla subito, perché non ho la pazienza adesso di mettermi lì con la colla vinilica. Devo andare a trovare un bullone. Sì, questo va bene. Beh, diciamo che come rivelatore di fulmini questo coso non va. Questa è l'occasione. Ecco. Poi questo lo metto qui, ci metto nel frattempo un po' di collante in maniera tale che poi ecco qua. Eccolo là, eccolo là, ha segnalato. Io vorrei metterglielo, non so se si vede qui, ecco qui si vede, ogni tanto potrete trovare che lampeggia, ovviamente lampeggerà un po' prima di quando si sente il rumore, ovviamente, perché il temporale non è qui, quindi c'è un po' di ritardo. Questo lo andiamo a stringere, che per il momento ci farà anche da morsetto per la tenuta della colla. Questa è la parte superiore dove andremo anche a mettere il filo. Adesso non mi sono imbrattato con la colla, questo va dentro, ecco qua, questo è il barattolo, e poi potremmo anche sigillare volendo, non è che una volta che lo abbiamo fatto possiamo anche sigillarlo, oppure utilizzare questo tipo di guarnizione, ma non è che sia proprio necessario. Comunque sì, adesso andiamo a fare le due armature utilizzando il testo. Ovviamente andiamo a rilevare due strisce però è un po' schietante stare qui mentre c'è il temporale, Adesso andiamo anche a lisciare un po' così. Serve a poco.
andare sull'esterno. Ora praticamente cosa andrò a fare? Andrò a realizzare eccolo qua, bella bottiglia di Leda pronta per l'uso.